Noi addirittura abbiamo una visione di coordinatori a domicilio, nel senso che molte volte si ragionava che colui che deve avere possibilità di parlare di tematiche deve andare nella sede, se no non altro luogo. Io credo invece che i sindaci, gli assessori, i consiglieri che hanno piacere di portare avanti questo percorso troveranno in noi persone che vanno sul territorio, cioè che vanno ad ascoltare presso le sedi dei comuni quali possono essere eventualmente le preoccupazioni, le istanze e soprattutto se queste istanze possono essere confluite in un'eventuale soluzione. Alla stessa stregua, coloro che cittadini ad oggi non hanno mai avuto possibilità di far parte di un percorso politico-amministrativo, quindi un percorso anche di formazione, perché non dimentichiamoci che 20 anni fa, 25 anni fa, la politica ha abdicato a fare educazione civica all'interno delle sezioni e quindi si è visto l'imbarbarimento della politica perché è mancata questa forma educativa che uno iniziava ad essere consigliere comunale, faceva la sua esperienza e poi eventualmente aveva, se ne aveva le capacità e le opportunità, magari il sindaco della propria città. Quindi in realtà forse oggi è arrivato il momento di non copiare vecchi stereotipi del passato, ma forse prendere quelle parti positive in cui vedevano il cittadino vicino e partecipe a un'idea partitica, che in realtà l'idea partitica non è altro che rispondere, quando si parlava dell'idea dello Stato, delle regole dello Stato, al bene comune. Quindi in realtà il nostro obiettivo immediato è quello di includere positività di persone che hanno o già dimostrato e quindi hanno voglia di continuare in quel percorso o che eventualmente non hanno mai avuto un'occasione, noi lasciamo loro questa sicuramente porta aperta.